Salve amici, bentornati, sono Cyberon Prime ed oggi faremo una video recensione di questo bellissimo robot MX27 Jansen, il nostro Perceptor rilasciato dalla X-Transbot, gentilmente prestatomi dall'amico Enea Airpox, quindi vi invito anche ad iscrivervi al suo canale. Bene amici, come sempre, prima di cominciare voglio invitarvi a visitare il mio sito internet Cyberon Prime, dove trovate le mie recensioni scritte e la galleria fotografica dei miei robot. Sul sito è disponibile anche la sezione mercatino, dove trovate alcuni prodotti a tema Transformers in vendita. Cominciamo quindi parlando della scatola. È un bellissimo box dove possiamo vedere un disegno del nostro personaggio sul frontale. Lateralmente abbiamo sempre qualche disegno e il logo dell'X-Transbot, la solita frase ad effetto e infine questo box al suo interno ha una capsula in polistirolo che protegge il nostro prodotto. Vediamo quindi i vari accessori che compongono questo set. Questo è un prodotto che arriva molto ben accessoriato e adesso ne vediamo uno per uno. Cominciamo dal bigliettino pubblicitario dell'X-Transbot. Qui possiamo vedere molte fotografie di diversi prodotti di questo marchio che all'epoca del rilascio di questo Jansen erano soltanto dei progetti appena annunciati. Molti di questi sono già disponibili alla vendita, molti non si trovano più e altrettanti sono rimasti in attesa, diciamo, del loro rilascio. Vedete ad esempio il nostro Abaddon, che non si sa che fine abbia fatto. È un bellissimo volantino pubblicitario. Ora passiamo al manuale di istruzioni del nostro personaggio, eccolo qui. Riprende la stessa grafica del box, quindi nulla di particolare, nulla di eccezionale. All'interno troviamo questo foglietto aggiuntivo dove ci dice appunto di stare attenti su alcune parti delicate del robot e all'interno del manuale troviamo le varie fotografie, le varie indicazioni su come inserire i vari accessori e ovviamente i passaggi per la trasformazione. Anche qui possiamo vedere che c'è qualche fotografia pubblicitaria dei prodotti che verranno rilasciati dalla X-Transbot. Vediamo quindi la carta, è una carta molto carina, nulla di eccezionale, riprende un po' l'immagine del nostro box. Come al solito le varie carte sono semplicemente comode perché sono presenti lì, ma del tutto dimenticabili. Qui abbiamo due pezzi in plastica trasparente con il loro aggancio per farli prendere dal nostro robot che rappresentano un po', diciamo, gli attrezzi da laboratorio proprio perché il nostro personaggio era uno scienziato, quindi passiamo a vedere la testa aggiuntiva, qui con una lente di ingrandimento sull'occhio destro, un'altra testa aggiuntiva, leggermente diversa, possiamo vedere la scultura del viso che è sempre molto ben fatta. Ecco qui tutte e due le teste aggiuntive, ovviamente abbiamo anche le varie facce intercambiabili da inserire a seconda della testa che vogliamo usare. In questa piastrina troviamo appunto il fucile componibile, ecco lo scastriamo qui. E possiamo quindi assemblare il nostro fucile inserendo questo pezzo all'interno della cavità. È un bellissimo fucile di color rosso, riprende lo stesso colore del nostro robot. Ehi, ti sta piacendo il video? Allora cosa aspetti a mettere like? Le video recensioni sono molto difficili da fare e il tuo contributo può fare la differenza. Perciò aiutami supportando questo video, lasciando like, iscrivendoti al canale e commentando qui sotto. Mi raccomando, finché tutti saremo uno. Abbiamo una seconda piastra con altre armi del nostro robot. Quindi possiamo vedere questa specie di missile.
Ecco, immagino sia per inserirla in questa pistoletta e un'altra pistoletta sempre di colore rosso per il nostro personaggio. Molto bene scolpita, non male. Eccola qui la pistoletta, il cannone diciamo aggiuntivo, e qui possiamo inserire il suo missile, eccolo. Ovviamente si carica molla e poi possiamo sparare il nostro missile. Vediamo un po' di puntarlo. Veramente un accessorio molto divertente che ricorda sicuramente gli accessori di un tempo che ormai non vengono più inseriti nei vari giocattoli, anzi questa è diciamo una rarità per i vari prodotti Transformers ormai. Abbiamo un altro effetto sparo che possiamo applicare sul fucile e abbiamo delle minifigure davvero molto belle. Questa è la minifigure del personaggio, ovviamente trasformato nella sua modalità microscopio. Abbiamo la minifigure di Bumblebee, davvero molto bellina, articolabile. Ovviamente le articolazioni sono molto semplici, sono semplici articolazioni a bolla, quindi massima attenzione. Non sono particolarmente facili da maneggiare, però ecco, stando un po' attenti possiamo posizionare il tutto. Vediamo che abbiamo una buona articolazione alla spalla, un po' di gomito, eccolo. Abbiamo una buona articolazione alle anche, non possiamo fare la spaccata, e abbiamo anche un po' di ginocchio che si può piegare. E abbiamo la minifigure del nostro personaggio principale, qui possiamo ruotare sempre l'articolazione della spalla. No, oddio, no, no, che hai fatto, no, no, che hai fatto. Vabbè, la plastica è un po' secca, è un po' rinsecchita, quindi l'altro braccio ruota normalmente, questo appena l'abbiamo toccato, ecco, si è proprio spezzato. Vediamo come ruota bene l'altro braccio, e niente ragazzi, questo si è rotto così, seduto stante. Rimettiamolo a posto, non lo tocchiamo più, anzi. Ecco qui un'altra minifigura, anche questa molto interessante, sicuramente molto evocativa del personaggio. Questo dovrebbe essere sempre un personaggio Autobot, vediamolo qui, non mi ricordo mai il suo nome, comunque. Vediamo che ha un po' di articolazione alle spalle, attenzione a muovere il tutto, non vogliamo rompere anche questa. Quindi buona articolazione alle anche, sì, può fare anche i calci, ecco. E questo è quanto per quel che riguarda gli accessori di questo personaggio. Qui possiamo vedere il nostro personaggio che impugna alcuni strumenti da laboratorio. Qui lo vediamo con il suo fucile arancione, quello componibile appunto. Devo dire un bel fucile, una bella colorazione. E infine lo vediamo con queste due pistolette. Questo accessorio, l'effetto dello sparo, possiamo inserirlo qui su questa pistoletta, eccolo, così facciamo finta che sta sparando. Ecco, qui lo vediamo con le sue minifigure, giusto per un paragone di altezza. Diciamo che queste minifigure sono sicuramente molto belle, molto evocative, peccato per la plastica che è davvero pessima e si rischia di rompere il tutto, come avete visto in diretta qui. Quindi se avete questo prodotto, molta attenzione quando maneggiate le minifigure. Questo modellino è un prodotto di terze parti, pubblicato quindi dalla X-Transbot e prestatomi dall'amico Enea Airpux. Ha un peso complessivo di 585 grammi, senza le sue armi, senza i suoi accessori, decisamente un robot consistente. In mano il modellino appare molto pesante, ha diverse parti in metallo, quindi la sensazione è quella di un modello molto molto pesante, molto solido, molto stabile. La scultura del viso è ottima, le superfici sono molto lisce e ci sono altrettanti dettagli scolpiti sulle cosce, sulle gambe. Questa colorazione rosso-arancione non è che mi convinca tanto. Comunque non è male, ci sono diverse linee di trasformazione visibili.
Posteriormente sembra sempre molto pulito, anche se abbiamo qualche buco delle viti in bella vista. Qui possiamo vedere la somiglianza con il personaggio cartoon della serie animata Transformer G1. Passiamo ora a vedere le articolazioni. Vediamo che la testa può ruotare di 360 gradi. Può inclinarsi verso l'alto e leggermente in basso. Anche il suo cannone da spalla può inclinarsi e possiamo allungarlo con questa rotellina, avanti e indietro. La spalla è ottima, può girare di 360 gradi, si può sollevare lateralmente e il gomito ha una doppia articolazione. Il braccio può ruotare. La mano può ruotare al polso di 360 e può anche piegarsi verso l'alto. Le singole dita sono articolate, il pollicione è articolato con un'articolazione a sfera, mentre le altre dita sono tutte unite tranne l'indice. Quindi possiamo fare questa posizione con l'indice verso l'alto, come se dovesse chiedere di fare una domanda. Ecco, posso fare una domanda? No. La rotazione alla vita 360, non abbiamo un crunch addominale. L'anca, dobbiamo sollevare questo gonnellino, possiamo sollevare frontalmente e anche posteriormente, più o meno 180 gradi complessivi. Possiamo fare una buona spaccata, sempre se non ci si smonta in mano. Eccola qui. Il ginocchio va oltre i 90 gradi, davvero molto buono. E il piede può piegarsi avanti e indietro, anche il tallone c'è leggermente. Sollevando questo gonnellino possiamo avere un piccolo pivote alla caviglia. Vediamo da vicino le espressioni alternative, ne abbiamo 5. Sono 5 facce intercambiabili per le nostre teste. Le teste aggiuntive sono solo due, non sono particolarmente belle, ma tant'è, ce le hanno messe all'interno della confezione, quindi ce le teniamo. Passiamo quindi alla comparativa in modalità robotica. Qui lo abbiamo insieme ad Iron Man. Qui lo vediamo insieme al Jazz della Fanstoys. Qui lo vediamo insieme al Lucky Cat Voltron. Qui lo vediamo insieme al Tesla 2.0 della Fanstoys. Qui insieme al Transform Element Optimus Prime. Qui insieme a Skyward della DS. Ed infine a Megatron KO MP. Possiamo vedere quindi che è leggermente più alto dei Carbot e allo stesso tempo molto più basso rispetto ai grandi capo e ovviamente i Seeker. In modalità alternativa il nostro robot si trasforma in un microscopio e devo dire che è molto ben riuscito, nonostante non mi piaccia per nulla il fatto che le gambe semplicemente siano divaricate e piegate su se stesse, quindi posteriormente si veda tutto un casino, diciamo, di rottura della coscia, ma questo forse è solo un problema mio. Devo dire che il microscopio sembra abbastanza credibile e non subisce una trasformazione particolarmente complessa, anzi è abbastanza semplice. Vi ricordo che uscirà anche il video di trasformazione di questo robot, quindi seguitemi sul canale per vedere anche il video di trasformazione. In mano la sensazione non è delle più convincenti, diciamo che si sente molto fragile, soprattutto qui l'aggancio delle gambe non è proprio un aggancio particolarmente duro, nonostante ci sia un sacco di metallo, sono riusciti comunque a renderlo molto molto instabile. Possiamo vedere infatti come le gambe leggermente si inclinano verso il basso. Passiamo quindi alla comparativa della modalità alternativa. Qui lo vediamo insieme a Jad, della Transform and Rollout, qui insieme a Swindle, nella versione Alternator, qui insieme ad Optimus Prime, della Magi Square, qui insieme a Thundercracker, della DS, qui insieme a una delle mie ultime recensioni, il Dinobot Beast Wars.
Bene ragazzi, e questo è quanto. Grazie, arrivederci. No, 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 vai via, fuori, fuori, inshallah, fuori. Mamma mia, ragazzi. Ebbene sì, signori, abbiamo una non gradita modalità tank, una modalità molto orrenda, e quindi niente, ci dobbiamo pappare anche questo. Allora, il modellino è veramente disgustoso in questa modalità, immagino sia qualche riferimento a qualche serie in particolare che per fortuna non ho visto. Comunque, non è per niente, diciamo, somigliante ad un carro armato veritiero, ma semplicemente un tank civertoniano. Soprattutto in questa modalità possiamo vedere tutto il cassino che c'è dietro le gambe all'altezza del bacino, dove sono praticamente spezzate alle cosce, e devo dire è veramente bruttino da vedersi. In questa modalità la sensazione in mano è la parte peggiore, e devo dire che si smonta praticamente con niente. Possiamo vedere qui che il cannone, tra virgolette, non si aggancia, non vuole mai rimanere fermo nella sua posizione. Quindi niente, semplicemente è appoggiato così. E ce lo teniamo così, e basta. In mano si sente proprio tutto molto fragile. Questo aggancio, ecco, perde la gamba. Questo è un aggancio che non riesce mai a tenere ferma la gamba. Anzi, è molto difficile farlo entrare. E poi una volta dentro comunque si perde facilmente. Andiamo di comparativa con la sua modalità tank, e quindi qui lo vediamo insieme a Optimus Prime, Light of Peace, sempre il Magi Square. Qui lo abbiamo insieme a Jazz della Transform and Rollout, e qui lo abbiamo insieme a Thundercracker della Reformation Space, la DS. Ragazzi, che dire, è una recensione davvero sofferta. È un personaggio che inizialmente mi aveva convinto, invece trasformandolo, giocandoci sopra, mi ha proprio deluso a un certo punto. Per oggi questo è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ovviamente lasciatemi un vostro like, lasciatemi un commento qui sotto al video. E fatemi sapere se lo avete in collezione, se anche a voi ha deluso o se mai lo prenderete. Io sono Cyberon Prime, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! E che palle però. Mamma mia, che monnezza.